Prendete Brancher. Brancher l'altro giorno, non sapendo più cosa dire, perché poveretto, cioè Brancher è un altro che io lo capisco, ha fatto un'infinitesima cosa di quello che fa Berlusconi da sempre. Appena l'ha fatto lui l'hanno sgamato, immediatamente. Cioè, io ho letto sui giornali di stamattina degli articoli, anche di insigni costituzionalisti, che dicono è una vergogna, vogliono fare un lodo Alfano bis per coprire i ministri e il Presidente del Consiglio anche per i processi cominciati prima che entrassero in carica. Io leggo questi articoli e dico, beh, dov'è la novità? Il lodo Alfano copriva Berlusconi dai processi cominciati prima, perché prima cominciano i processi e poi Berlusconi diventa Presidente del Consiglio, no? È sempre stato così. Allora, oggi dicevano, vogliono fare questo lodo anche per i processi che cominciano prima per salvare Brancher. Tutto perché i giornali non hanno il coraggio di dire che lo fanno per salvare Berlusconi, non per salvare Brancher. Poi, certo, se apri delle voragini nelle carceri per far uscire delle pantegane lunghe chilometri, è ovvio che escono anche i topi piccoli. Se stringi le maglie non esce più nessuno, ma se stringi le maglie per non far uscire soltanto i pesci piccoli, è ovvio che escono anche i pesci grandi a quel punto. Non puoi far uscire i pesci grandi e non far uscire i pesci piccoli, devi fare esattamente il contrario, devi bloccare il salvataggio del pesce grande e allora ti accontenterai e non uscirà neanche il pesce piccolo. Invece questi non hanno il coraggio di dire a Berlusconi quello che devono dirgli e preferiscono prendersela coi più deboli, cioè con questo povero Brancher. E c'è anche un cognome che, voglio dire, è una vocazione più che un cognome, Brancher, no? Ti fa capire chiaramente qual è la sua attività precipua. È uno che abbranca da quando aveva i pantaloni corti, arrappa qualunque cosa. È uno che stava in carcere nel 93, Brancher. E Berlusconi, temendo che parlasse, girava con Confalonieri in macchina intorno a San Vittore per trasmettergli telepaticamente la virtù del silenzio. L'ha raccontato Berlusconi. Appena uscito con la bocca cucita come era entrato, l'hanno fatto parlamentare. Adesso l'hanno di nuovo beccato perché brancava di nuovo dei soldi da Fiorani. Fiorani gli ha dato 300.000 euro, così ha detto, per creare una lobby favorevole a quelli che scalavano le banche illegalmente 5 anni fa. L'hanno beccato, inizia il processo, perché giustamente, visto che fanno tutti così, ha detto, ma è possibile che fate ministri cani e porci e a me no? E giustamente non hanno trovato argomenti per dirgli di no, l'hanno fatto ministro. Prima lo fanno ministro, poi decidono ministro di che. Adesso ci stanno pensando, fra qualche settimana gli verrà in mente una delega e gli daranno sta cazzo di delega. Ma è evidente che l'hanno fatto ministro per quello. Ma perché a Berlusconi perché l'hanno fatto presidente del Consiglio? Per fare le riforme? O per salvarlo dai processi? Lo sanno anche i bambini scemi che Berlusconi è in politica per non finire in galera. Vogliamo cominciare da Brancher o vogliamo cominciare da Berlusconi a dire quello che si merita? Il problema è che se te la prendi con Brancher non succede niente, mentre se te la prendi con Berlusconi succede qualcosa. E quindi con chi se l'è presa il capo dello Stato, che ha firmato 3 lodi per salvare Berlusconi dai processi che erano cominciati prima? Se la prende col povero Brancher, che tanto non conta una mazza, è uno dei tanti, e quindi lo si può massacrare di botte senza problemi, senza spiegare tra l'altro chi è colui che nomina i ministri in Italia. No, perché c'è un certo equivoco su questo. Si pensa che i ministri li nomina il Presidente del Consiglio. Non è vero. La Carta Costituzionale dice che i ministri li nomina il Capo dello Stato su indicazione del Presidente del Consiglio. Se il Presidente del Consiglio gli indica Al Capone, il Capo dello Stato gli può dire no, Al Capone non te lo nominano, portamene un altro. Tipo, non so, Frank Tredita, che è un po' meno delinquente di Al Capone, perché Al Capone non mi piace. C'è stato qualche Presidente della Repubblica che ha mandato indietro dei ministri? Si chiamava Scalfaro, gli hanno portato Previti ministro della giustizia, non c'erano processi su Previti in quel momento, l'ha guardato in faccia e ha detto questa faccia da Previti non mi piace, portamene un altro, gli hanno portato Biondi, detto mezzo litro, è arrivato lì un po' barcollante, l'hanno nominato.
Ciampi, quando gli hanno portato Maroni, ministro dell'interno, ha detto Maroni no, perché ho letto un pezzo di Travaglio che dice che Maroni è un pregiudicato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, perché ha menato dei poliziotti durante una perquisizione. Allora la domanda è: può il ministro dell'interno avere picchiato dei poliziotti? No, è l'unica persona che non può picchiare i poliziotti, è il ministro della polizia. Anche perché ogni volta che li passa in rassegna magari questi si riparano, no? Temendo che abbia una recidiva, una ricaduta, no? Quindi se c'è uno che i poliziotti non li può menare è il ministro dell'interno. Quindi portatemene un altro, non so, uno che ha preso delle tangenti. Almeno non è incompatibile col ministero dell'interno. Gli hanno portato Castelli, altro bel esemplare, però almeno non ha menato dei poliziotti. Ecco, quindi c'è la possibilità di mandare indietro i ministri. Perché Napolitano nomina Brancher e poi si lamenta perché Brancher utilizza il legittimo impedimento, che è una legge firmata da Napolitano, estesa ai ministri? Dice, ma è ministro senza portafoglio. Ma nella legge non c'è scritto che i ministri senza portafoglio non possono usarla. Se non ti piaceva non dovevi firmarla. Tra l'altro la Costituzione prevede persino che il Presidente possa non firmare le leggi che non gli piacciono, anche questo è considerato ambiguo, ma è molto chiaro l'articolo 74 della Costituzione. Quindi voi vedete che le esagerazioni di questi qua stanno facendo capire alla gente un sacco di cose. Si capisce perché Dell'Utri fa finta di essere stato assolto, perché altrimenti bisognerebbe raccontare che il braccio destro di Berlusconi, sul quale Berlusconi ha costruito le sue fortune finanziarie, imprenditoriali, di palazzinaro, di editore di giornali e di televisione, si sono costruite avvalendosi di un signore che è stato mafioso, e ci sono le prove, fino al 1992. Cioè fino al momento in cui è sceso in campo Berlusconi, Dell'Utri, che ha inventato il partito di Forza Italia proprio nel 92, era mafioso. La sentenza non dice che dopo non era più mafioso. Questa è la versione fumettistica che hanno diffuso i giornali e le televisioni. Dice, figuriamoci, uno è mafioso fino al 92 poi smette. Ma si può smettere di essere mafiosi? È ovvio che no. Ma i giudici non dicono questo, i giudici dicono che hanno le prove sicure della mafiosità di Dell'Utri fino al 92, e dopo non lo sanno, dopo ce lo possiamo immaginare noi se lui ha smesso di essere mafioso o ha continuato. Peraltro lo stesso Dell'Utri in un'intervista al Corriere ha detto, perché come vi ho detto confessano tutto questi qua nelle interviste, ha detto, ma vi pare possibile che io sono mafioso fino al 92 e poi nel 92, quando gli servo di più perché fondo Forza Italia, quelli mi mollano? Ma è ovvio che non è possibile. Infatti non è possibile. Ha ragione Dell'Utri, ha confessato un'altra volta. Il problema è che i giudici non possono basarsi sulla verosimiglianza delle cose, devono dire fin qua è provato, dopo non lo so. È come se processano uno per 10 rapine, poi lo assolvono per una, l'ultima, e lo condannano per 9. Quello esce e dice viva, ho vinto, il pubblico ministero ha perso. Ma come ha perso? T'han condannato per 9. Sì, ma mi ha levato la decima. E vabbè, sti cazzi, però te ne andate 9, sarai un rapinatore lo stesso. Oppure dire, ma vi pare possibile che io faccio 9 rapine e poi smetto? È ovvio che non è possibile, certo, ma il giudice ha le prove fino alla 9ª. Se poi tu vuoi portare le prove pure della 10ª, diglielo, che così vedi che ti condanna pure per la 10ª. Voi vedete com'è facile fregare la gente con la mala informazione. Meno male che a risarcire gli italiani della mala informazione arriva Dell'Utri.